Ciao, sono Leonas e quest'oggi siamo tornati su Dragon Ball Z Combat versione Jap. Perché sì, ragazzi, avete letto bene, oggi faremo un'altra versione del team Ghost in Age completamente ridicola. Veramente, ragazzi, è completamente ridicola questa versione, perché è tutta LR. Cioè, per trovare Link le ore, no, le ore no, però comunque impossibile. Comunque, nel complesso, il team l'avete sicuramente già visto nella miniatura del video, veramente con tanti HP, ma il team fa schifo. Io vi ripeto, assolutamente, come ormai vi dico in tutti i video, di seguirmi anche su Twitch. Ieri sera abbiamo streamato su Twitch e questa sera torneremo a streamare su Twitch alle 21 in punto. Ragazzi, conto su di voi, non mancate, primo link in descrizione. Ovviamente, per questo video voglio almeno 400 like. Ragazzi, spaccate assolutamente questo video di like. I video di ieri sono andati leggermente... diciamo, sono andati bene, però comunque non al massimo come speravo. Quindi mi raccomando, lasciate un bel like adesso, instant, perché sì, questo video è leggendario nel complesso, tutte le ere, quindi leggendario. Ma il video di questa sera delle 17, ragazzi, aspettatevi un video veramente bomba. Pulliamo sul mio account principale, Jap, alla ricerca di Baby. L'unica LR che mi manca di quel banner, oltre a Gokuza, è lui. Ovviamente, se scugliamo Gokuza, ben venga, però in prima linea c'è Baby LR. Ragazzi, mi raccomando, hai detto questo, eccoci qua, boys in game. Allora, cosa faremo in questo video? Testeremo ovviamente il nostro carissimo team Ghost in Age Full LR. Bellissimo, un team che per trovare Link, come ho detto poco fa, ci ho messo l'ira di Dio, veramente, perché lasciamo perdere. Allora, rotazioni è Goku LR con Goku Road e Goku LR con Bipan. Queste sono le rotazioni. Ho già paura. Nel complesso, andiamo subitissimo. Non vi faccio vedere altro, anche perché il team è quello. Chi è ability free, chi è full ability, lo vedete anche benissimo a schermo. Ghost Special 3 LR ability 2. Quindi sì, non so se ci sono altre LR di quella categoria, ma non credo. Penso che siano tutte quelle le LR che ci sono all'interno della categoria di Goku. Forse manca qualche LR pullabile, ma non credo, adesso non mi viene in mente, ma non credo. Andremo a testare il tutto nell'evento di Vegeta quarto livello, perché sì, almeno il nostro carissimo Goku Super Saiyan 4 è in vantaggio di type. Nel mentre, cerchiamo anche il friend, lo vorrei, detto come va detto, a full ability, perché fu proprio... No, c'era! Eccolo! Eccolo, ragazzi, abbiamo... Perfetto, bellissimo! Questo è il team, questi sono gli items, questo è l'evento, e così facciamo anche un test dell'LR full ability. E andiamo, bando alle ciance. Tra l'altro hanno messo queste schermate spettacolari, 613.000 HP, fantastico. I chi non ve lo so dire, che ne serviranno una marea, ma veramente una marea, quindi noi li prendiamo tutti, cioè che sia mai che non li prendiamo manca infatti, da prima no, cioè quando mi servono mi danno tutti i numeroni, perché giustamente c'è di fatto, no, nel senso, dammi almeno qui chi? Ma a Goku gli dai giustamente quello che non ha bisogno, gli dà. È ovvio, no? Non è che gli dai a un Goku Super Saiyan 3 LR che di su fa schifo senza chi? Quindi, dettagli. Andiamo! Dai, siamo alla prima fase, Vegeta con 5 barre di vita, tipo 5 barre di vita a GL. Allora, rotazioni, Bipan. Oddio, potremmo lasciarla anche così una rotazione, No, perché non linka un cavolo, quindi Goku Super Saiyan 3 LR, Bipan, Goku Super Saiyan... Goku Super Saiyan 4, Bipan, Goku Super Saiyan 4, Goku Road. Quindi, prepariamoci. Fatemi vedere un po', no, credo, lui non linka. Quindi, zero, ragazzi, ma trovare link in un team del genere, che roba è. Comunque, allora, tra l'altro in rotazione c'è già una nostra carica. Quindi lasciamo tutto così, è già pronto, perché modificarlo? Cioè, nel senso, perché modificarlo? Perché, mi domando io. Quindi, andiamo così. Bellissime tutte queste special, non, diciamo, mettetevi in fila per fare le special, perché siete in troppi, se non riusciamo poi a farle fare a tutti, devastate troppo l'avversario, giustamente. L'unico PG che fa la special è Goku Super Saiyan 3 LR, grazie. Almeno la counter, 400.000, va bene, non subisce danni, ovvio, almeno quello. Sì, ragazzi, dai, diciamoci la verità, questo è il classico team che, come quello di ieri, dove abbiamo testato Gogeta e Broly insieme a Goku e Vegeta a quarto livello LR dello stesso team, è il classico team che te lo giochi solo per divertimento, non per altro, perché
Guardate qua, cioè non fanno. Vabbè. Niente. Dammi la orba blu, almeno quella ci basta. No, dammi quest'altra a questo punto. Vai in 18. Perfetto! No, in 17. Non l'avevo contata, quindi va bene nel complesso. Sì, va bene. Tanto Goku speziale, tra l'altro, carica 190.000, neanche in special. Ability full. L'ha anche stannato, bellissimo! Bellissimo. Già questo team si sta rivelando uno dei team più forti del gioco. Cheat. Dai! 1 milione, ragazzi, devastante. Quello full ability è devastante. Adesso abbiamo già l'altra rotazione impostata. Guardate che bellezza! Guardate qua che bellezza, active skill, subito subito, ma noi non l'attiviamo perché non è assolutamente il caso di sprecare un active skill del genere, che del genere buffa il 33% sul attacco e basta, però comunque attualmente non la sprechiamo, utilizziamola magari nell'ultima fase, cioè se ce la facciamo magari a far girare un po' le cose anche con il full ability, proprio per vedere un po' quali sono i danni massimi di un full ability in un sì, danni massimi con soltanto come buffer la nostra carissima Bipan. Arriviamo un po'. Buffer 33%, non è che buffa tantissimo. Se ci mettevamo un Tarless buffava di più. Però, ok. Qui non subiamo punti danni, ovvio. Carica la sua special completamente inutile. Tra l'altro, come avete visto, sì, ho tolto dalle rotazioni Goku speziante delle R. Non è un PG che in questo team si può permettere di fare lo sborone perché non ha chi. Non ha personaggi che gli linkano, quindi al massimo lo teniamo come tank, anche perché preferisco togliere di mezzo lui dalle rotazioni piuttosto con Go Super Saiyan 4 LR, assolutamente. Ovviamente abilità 2 Go Super Saiyan 3 LR, però capite bene che adesso una bella special, una bella 18 e con lui me la tiro. 360.000, ovviamente. L'unico PG che al momento sembra veramente buono insieme al nostro carissimo Goku sembra Bipan, perché linka abbastanza bene, anche Goku Road linka abbastanza bene. Alla fine, sì, in questo team è incentrato solamente sui leader, cioè non ti puoi sbilanciare un secondo e provare, che ne so, altre rotazioni magari per Goku Super Saiyan 3 LR, visto che è anche Ability 2. No, non puoi, perché sennò veramente sminchi tutto e lì finisce male, veramente, veramente, veramente tanto, tanto male. Abbiamo Bipan qua davanti, quindi io direi a questo punto di attivare la sua active skill. Ci buffiamo un 33% per un turno e facciamo anche l'active skill con Goku, che spero lo shot a questo punto l'avversario. Guardiamo un po', active skill con il mio Goku, non la facciamo con, per il momento con il Go Full Ability, che dovrebbe essere leggermente, leggermente, dovrebbe essere superiore alla grande, proprio alla grande. Quindi con il Full Ability, ragazzi, la facciamo direttamente nell'ultima fase, sperando che con quel crit magico shotti l'avversario. Tra l'altro non ho neanche visto come è stato buildato, perché potrebbe essere perfetto, è buildato perfettamente. Complimenti a chi lo ha buildato così e soprattutto complimenti per averne trovati 5. Va bene, dettagli. Allora, noi continuiamo così, niente special con... Ho sbagliato. Mi sembrava di che ci fosse Bipan adesso. Va bene, niente special con Bipan, è questo che volevo dire. E special con Go Super Saiyan LR, che carica 200.000. Quando mai Go Super Saiyan LR ha caricato 200.000? Oddio, a parte l'ultima volta che l'ho usato è stato tipo 3 anni fa, 2 anni e mezzo fa, vabbè, dettagli. 3 anni fa, tipo sì, quindi. Boh, poro Goku Super Saiyan LR, che fine brutta gli hanno fatto. Sarebbe figo, come tanti ormai stanno proponendo, un Exasus LR, così almeno potrebbe diventare figo. O perlomeno figo, leggermente più utile, perché carica 850.000 e fatta 100.000. Giustamente, niente crit, sei full ability, che crit ti ha fare. Comunque! Comunque, ultima fase di questo evento, adesso sì che l'attiviamo l'active skill, adesso sì che l'attiviamo anche perché facciamo così, active skill, guardiamo un po' quanto danno fa, guardiamo un po' quanto danno fa, a questo punto però crittami, perché se non one shotti ti do un bacio, davvero, ti prego, one shottalo, sei full ability, buildato full crit, non lo ha shottato, cioè neanche cioè metà vita, no, neanche metà vita, scusate, no, metà vita, leggermente di più di metà vita. Ok, mi aspettavo sinceramente qualcosina in più. Sinceramente. Tra l'altro, ho appena visto che Goku Super Saiyan 3 LR linka quasi uguale al Goku Road. Quindi va bene, nel complesso. Queste però le diamo al Goku Road. Almeno quella 22 chi ce la fa. E lui spara, sta 18. L'unica 18 che vedrà in tutta la partita e che vedrà nei secoli dei secoli a venire. In questo team, intendo. Bellissimo. L'unica cosa figa è che il Goku, bene o male, grazie alla sua passiva, va sempre in 12 o perlomeno in 18. Quindi, come vedete lo sfascia da solo, ma non solo in questo evento, anche in altri eventi. E la cosa, più che altro, è figa è che ha 600.000 HP questo team. Cioè, tanta roba. E la cosa, al
diciamo al col tempo, che cazzo di treno hanno usato, che fa veramente pena, è che se non usi queste rotazioni il team fa schifo. Ovviamente ragazzi, al momento non posso neanche provare a fare un Vegeta Lineage con solo LR, anche perché c'è Vegeta quarto livello, Vegeta Intel R, Mageta e finisce là. Penso che Mageta rientra nella teoria, quindi sono tre LR nella teoria di Vegeta. Ah, no, vabbè, Trunks LR, Trunks Fit. Oddio, forse ce la potremmo fare, Devo vedere un po', magari se, forse manca tipo uno o due LR, forse. Ora che ho anche Mageta, che l'ho pullato nel pool sul canale di Bubi, potremmo riuscire a tirare fuori di qualcosa di carino. Magari guardo, controllerò, anche magari qua a fine video, guardiamo un po' se riesco a farmi un team Vegetarian Age full LR, ma non credo, perché credo che comunque manca qualche LR. Attualmente proprio nel game, dico, non è che manca... sono un coglione, non è che manca a me nel box, credo che manchi proprio nel game, nel complesso, che ho sbagliato subito. Vegeta Lineage, vediamo un po'. È di fatto 5 LR, mancherebbe soltanto un LR all'appello, tra l'altro mancherebbe soltanto un LR, e invece no, ma ne mancherebbero di più, perché se non vado errato, se metti lui, ok, le puoi giocare insieme, sì, perché sono diversi. Ok, perfetto. Ok ragazzi, per questo video è tutto, perdonatemi per questa piccola parentesi finale, però ho voluto anche controllare un po' se era possibile giocare in un futuro video il team full, diciamo, Vegetarian Age full LR. Non state a guardare questa versione del team, è puramente una prova e più che altro per divertimento. Ragazzi, per questo video è tutto, da me e il mio Goku Super Saiyan 4 LR, Ability Free, purtroppo è tutto. Io vi ringrazio ancora una volta, mi raccomando, lasciate un bel like a questo video, conto su di voi, e in primis non perdetevi il video di questa sera delle 17 in punto, e recuperate, ora che finisce il video, tutti gli altri che trovate qua sopra nelle schede. Ragazzi, conto su di voi, tutti i link in descrizione, Telegram, Instagram, Facebook, Discord, Twitter, Twitch, tutti in descrizione, e anche se volete acquistare le Dragon Ball ad un prezzo bassissimo, The Random Heroes, pagina Facebook che fa per voi. Mi raccomando, link in descrizione. E detto questo, let's go boys! E ciao a tutti!